Gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto, e che bottica fa, sempre, ovunque e dovunque, tifosi napoletani, bentornati in questo nuovo video. Il Napoli vince ancora con l'Ajax, altri 4 gol dopo i 6 dell'andata. Beh, che dire, Napoli matematicamente qualificato agli ottavi di Champions, primo obiettivo stagionale raggiunto, 17 gol fatti in Champions, 17 gol fatti e 4 subiti solamente in Champions. Pensate un po', nessuna squadra in Italia aveva mai fatto così tanti gol e soprattutto era in testa al girone e Napoli molto probabilmente mai aveva vinto e poi mai 4 partite consecutive di Champions. Veramente grande, 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 grande Napoli, anche se in effetti in effetti, Napoli, questa prestazione è stata un po', per alcuni tratti della gara, un po' sottotono perché Napoli ha sbagliato parecchi passaggi e tutto. Però fortunatamente comunque è riuscita a portarla a casa dimostrando la sua netta e direi superiorità sotto tutti i punti di vista alla fine. L'Ajax, logicamente, ragazzi, era impossibile aspettarsi un'altra partita di nuovo come quella dell'andata con 6 gol. Era praticamente impossibile perché quelle sono giornate particolari, che Napoli lì poteva fare pure 20 gol, insomma. Sono giornate particolari che devi proprio prendere il pallottoliere ed entrano tutti i tiri che fai. Stavolta non è andata così, perlomeno ci siamo un po' più divertiti perché la partita è stata più combattuta. Certo, lì ad Amsterdam vincere è stato bello perché comunque lì è un bel campo, è una squadra comunque l'Ajax internazionale, non è che è una squadretta così, comunque Napoli, l'Ajax è tanta roba. Ora forse quest'anno è un po' calata a differenza degli anni scorsi, ma comunque ricordiamo che l'Ajax 2-3 anni fa eliminò la Juventus di Cristiano Ronaldo, dopo che la Juve fece la clamorosa rimonta all'Atletico, al Cholo Simeone, comunque, insomma. Però è un Ajax comunque diverso da quello che eliminò la Juve. È vero che la Juve ha un modo di giocare un po' che lascia molto molto a desiderare, soprattutto in questo momento. Però comunque era una squadra, secondo me, un po' più forte di quella di oggi, insomma, l'Ajax. Quindi il Napoli è riuscito a fare ben, sì, pensate un po', 10 gol all'Ajax, in 2 partite ne ha subiti 3. Comunque, alla fin fine, l'obiettivo era vincere o pareggiare. Vincere è sempre però il nostro sogno, il nostro obiettivo. Non dobbiamo mai perdere pezzi, insomma. Quello che preoccupa adesso le condizioni di Anguissa, perché dopo Rahmani purtroppo è arrivata un'altra batosta, Anguissa, e vedremo quante partite dovrà saltare, se recupererà per domenica, non credo proprio, onestamente. Quindi vedremo cosa accadrà, anche se personalmente Ndombele non mi è dispiaciuto, comunque quando è entrato, perché si è procurato comunque un rigore, questo ricordiamolo. Sul 2-1 la partita si poteva complicare e Ndombele si è procurato un rigore preziosissimo, direi, per l'andamento della gara, comunque. Quindi passiamo alle pagelle. Meret gli do un bel 7,5 perché è stato bravo, sicuro. Purtroppo sul rigore, quello ha tirato a un rigore simile a quello di Varaschelia, secondo me, è un po' più bello. Quello ha tirato proprio una cannonata, insomma. Meret l'aveva intuito, ma era troppo forte, insomma, per prenderlo. Quindi 7,5 Meret, perché poi ha fatto altre parate comunque belle. Olivera, mi è piaciuto molto, 7 meno però perché comunque l'errore sul primo gol dell'Ajax è suo, che lascia solo Klaassen, insomma. Di Lorenzo, 7,5, è stato bravo, anche se comunque secondo me meriterebbe un po' di riposo, comunque Di Lorenzo, perché poi ricordiamo l'anno scorso cosa è successo, alla fine si è fatto male anche lui, ma perché quando tu giochi tutte le partite e non fai mai un po' di turnover, che non riposi, soprattutto adesso che si gioca ogni 3 giorni, il Napoli secondo me deve dare un po' più spazio a Zanoli anche per dargli fiducia, secondo me. Comunque 7,5 di Lorenzo, però deve riposare, secondo me, perché ha giocato già troppe partite, deve giocare un po' più Zanoli, anche perché bisogna appunto dargli fiducia a Zanoli e bisogna far riposare Di Lorenzo. Spazio ai più giovani. Zielinski 7, è stato bravo, mi è piaciuto molto. Anguissa 8,
8 a chissà, è stato grande, bravo, 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 veramente. Anche Lobotka 8, il metronomo del centrocampo, infallibile, veramente il messia in terra. Lobotka, un piccoletto arrivato dal cielo, chissà da dove. Grande, grande, grande Stanislav Lobotka. Gaetano 5 e mezzo, ma si vede sempre poco e niente, peccato poi. Perché insomma, potrebbe fare meglio secondo me. Elmas, l'eterno incompiuto, 5. Ndombele 6, perché è stato bravo a procurarsi il calcio di rigore, è stato bravo veramente, bravo, bravo, bravo. Ndombele, bravo veramente. Per quanto riguarda poi l'attacco, Varaschelia veramente indomabile, imprendibile, 8. 8 Varaschelia, bravo, 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 bravo. Raspadori 7 perché realizza veramente un capolavoro assoluto, ragazzi. Straordinario, un gol straordinario, veramente. Da attaccante vero, veramente alla Bruno Giordano. Chi conosce Bruno Giordano? Purtroppo non è dell'epoca nostra, di noi giovani, ma chi non lo conosce veramente, perché è un tifoso comunque solamente moderno. Io guardo il Napoli anche le partite degli anni 80 e 70, comunque lì ho conosciuto i grandi giocatori, i grandi Careca, Lemao, Bruno Giordano. E chi conosce Bruno Giordano, Raspadori ha fatto veramente un gol alla Bruno Giordano. Non lo dico così ma perché veramente ha fatto un gran gol da attaccante vero. Bravo, bravo, bravo Raspadori. Lozano poi 7, è stato grandissimo Lozano. Ha fatto un gran gol, ha fatto un gol che ricorda, andatevi a rivedere un Juventus-Fiorentina 3-2, un gol di testa che fece il fortissimo attaccante, il grande Carlitos Tevez, che era grosso, diciamo, di peso a livello di pancia, ma era un grande attaccante e fece un gran gol di testa. Andatevi a rivedere quella partita, un gol simile. Juventus-Fiorentina 3-2, segnò anche Ilicic su punizione, un gran gol di testa da parte di Tevez, nonostante la sua statura. Come Lozano. Politano 7, bravo, bravo, bravo anche lui. Osimhen 6 e mezzo perché si è mangiato tanti gol, però alla fine è stato grande, mi ha fatto troppo ridere, è stato grandissimo come ha rubato quella palla a Blind e ha realizzato il 4-2, alla fine si è tolto tutto, ma ieri poi oltretutto c'erano anche ospiti d'onore, artisti a vedere la partita, Andrea Sannini, il figlio di Mario Merola, il grande Mario Merola, Francesco Merola, che ha chiamato il presidente dalla tribuna, presidente, siamo forti, siamo forti. Purtroppo ha avuto ragione il presidente quest'anno fino adesso, ragazzi, perché con un rinnovamento della squadra, un ridimensionamento da parte della rosa, il Napoli comunque sta andando bene. Ah, dimenticavo comunque la difesa, Rachmani, cioè scusate, Juan Jesus 7, perché comunque per me quel rigore non ci sta proprio per l'Ajax, per me non c'è. Quel rigore non c'è. E Kim è 7, anche lui è stato bravo, mi è piaciuto molto, però secondo me bisogna dare un po' più spazio anche a Østigard, perché comunque Juan Jesus lo conosciamo bene, Østigard ha giocato poche partite, giocò solo con il Lecce e deve giocare anche lui un po' di più. E Spalletti, all'arbitro diciamo comunque 6 meno meno, perché per me quel rigore non ci sta proprio. E Spalletti 8 perché comunque ha centrato il primo obiettivo stagionale, ossia la qualificazione agli ottavi di Champions. Ancora però da decidere in quale posizione. È qui che casca l'asino, diceva il grande Totò. Adesso saranno qui squiglie, pinzellacchere. Vedremo cosa succederà, se primo o secondo. Io mi auguro prima perché se vinciamo con i Rangers, io per un fatto comunque di soddisfazione. Non dico che dobbiamo per forza vincere al Liverpool perché possiamo pure perdere o pareggiare se vinciamo con Rangers, ma almeno provarci per soddisfazione comunque, per renderci competitivi comunque in questa competizione, a differenza di qualche altro che guarda caso già sta a casa, guarda un po' e chissà perché. Va bene, che dire ragazzi, buona serata, vi saluto, testa domenica col Bologna che sarà un'altra sfida complicata e forza Napoli, grande, grande, grande Napoli. Ciao, statevi bene.